Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza firma il provvedimento per Lombardia e Piemonte, ma anche per Sicilia e Valle d'Aosta, che rimangono zone rosse, ma da oggi è zona rossa anche l'Abruzzo. Perché voi sapete che le regioni, per uscire dalla zona rossa, non possono uscirci dopo una settimana, ma devono passare almeno 2 settimane con dati positivi, cioè per 2 venerdì i dati devono essere da zona arancione per poter retrocedere, mentre per poter salire a zona rossa non si devono passare 2 settimane, ma basta la prima avvisaglia. E così Speranza firma l'ordinanza in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative a Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Val d'Aosta. Sono 6. La nuova ordinanza è valida fino al 3 di dicembre, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione. Ma da oggi arriva anche la settima regione rossa, l'Abruzzo. Al termine della cabina di regia con il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, il governo deciderà se alcune regioni devono cambiare fascia su base dei dati. Dal Ministero prevale la convinzione che solo l'Abruzzo, il cui presidente Marco Marsilio ha anticipato le decisioni degli scienziati, scatterà oggi stesso la fascia rossa. Per le altre regioni non dovrebbero esserci sorprese. Piemonte e Lombardia, che tecnicamente sono già in fase arancione in virtù del DPCM in vigore, dovranno aspettare fino al 27 di novembre per poter scendere e passare a misure meno severe. Quindi alla fine con questa settimana si può solo salire, perché per scendere devono passare almeno 15 giorni. Da arancione a gialla, da rossa a arancione, queste regioni che vogliono scendere perché hanno i dati positivi devono far passare almeno 2 settimane di dati positivi, mentre per salire si può salire immediatamente, quello che succede all'Abruzzo, che diventa la settima regione rossa. L'Abruzzo poi, entrando adesso, non potrà uscirne il 27, ma dovrà aspettare fino al 3 dicembre, eventualmente con dati positivi per poterne uscire. Quindi chi entra in zona rossa, 2 settimane almeno di voti e di numeri positivi per poter retrocedere. Intanto, in attesa del monitoraggio, Lombardia, Piemonte, Calabria e Val d'Aosta sono in rosso, Puglia e Sicilia in arancione. Il 27 novembre sarà dunque fatta la nuova classificazione. Ma intanto nell'Alto Adige fanno un qualcosa che gli scienziati dicevano di fare durante la prima ondata, appena cominciata la crisi sanitaria, quella di fare tamponi a tappeto. Ma non so se vi ricordate, in quel periodo l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, diceva che le mascherine non servivano e che i tamponi andavano fatti solo a quelli che presentavano dei sintomi. Beh, è una cosa illogica. Se il tampone ti permette di scoprire quanti sono contagiati, ne fai il meno possibile e non metti la mascherina perché tanto non serve a niente, diceva l'OMS. A me ha lasciato sempre perplesso, come dice Abatantuono, stupito e perplesso. Poi alla fine il buon senso funziona sempre, perché poi dopo mesi arrivano a dire che la mascherina serve e bisognerebbe fare tamponi a tutto il mondo. Insomma, non bisognava essere uno scienziato per arrivare a una conclusione così elementare che anche un bambino della scuola primaria potrebbe arrivarci. E così in Alto Adige si fa il test di massa sul 70% della popolazione. Dice: se il test partecipa almeno il 70% della popolazione, la diffusione del coronavirus si abbasserà in fretta, facendoci tornare i valori di quest'estate, forse entro il 7 di dicembre. Questa è la realtà. Proprio una delle proposte degli scienziati, quelli veri, a febbraio, marzo, era quella inviata al governo, la proposta di fare le prove dei tamponi a
alla maggior parte delle persone possibili, in modo da individuare tutti quelli contagiati, isolarli, non in casa, ma fuori da casa, in degli alberghi Covid, in modo da circoscrivere l'epidemia e farla sparire in 20 giorni. Il governo che cosa ha fatto? Non l'ha presa neanche in considerazione. Naturalmente non c'erano né il numero dei tamponi, né le modalità di farlo. E quindi anche adesso non più di 400, 200.000 tamponi al giorno non si possono fare, perché mancano proprio la disponibilità di tamponi e di mezzi per farlo. E così parte oggi in Alto Adige un massiccio screening di massa che non ha precedenti in Italia dall'inizio della pandemia. L'obiettivo è quello di individuare le persone positive e fermare il più rapidamente possibile il contagio, che sul territorio più settentrionale d'Italia nelle ultime settimane è particolarmente forte. Il traguardo è quello di testare da oggi a domenica ben 350.000 persone, ovvero il 67% della popolazione che vive in provincia di Bolzano. Il tampone, che sarà effettuato in 3 minuti, potrà essere effettuato in tutti i 116 comuni altoatesini. Sono state allestite 184 postazioni con 646 linee di test. Ricordiamoci che l'Alto Adige è forse una delle regioni più potenti d'Italia, sia economicamente e sia anche come organizzazione. Se tutta l'Italia fosse come l'Alto Adige, il paese sarebbe molto, ma molto diverso. Ve lo dico perché mio padre vive in Alto Adige, vicino a Bolzano da parecchio tempo ormai, molti e molti anni, e mi ha sempre raccontato che l'Alto Adige è un'altra cosa. L'amministrazione dei soldi, l'amministrazione della sanità, la politica è più improntata al Nord Europa. Diciamo che l'Alto Adige è un pezzo di Nord Europa. Quindi amministrano i soldi in una certa maniera, ruberie il meno possibile, diciamo, sono ridotte al lumicino, un'amministrazione più oculata, una gestione dei soldi più precisa. Quindi ci sono tante cose che funzionano bene in Alto Adige. E in virtù di questo modo di essere, riescono a fare adesso anche uno screening di massa. In tutti e 116 i comuni hanno organizzato come fare i tamponi a tutti, cosa che in Italia non ci riusciranno, in Italia nel senso anche l'Alto Adige è Italia, ma diciamo nel resto di Italia non ci riusciranno mai e poi mai. Grazie e buon proseguimento di giornata.